Ricoverata in prognosi riservata a Novara, l'anziana investita in mattinata sulle strisce pedonali in Corso Europa a Pallanza. Il prefetto del Vicio ha raccolto l'appello del sindaco Marchionini, referente team Telecom convocato a Villa Taranto. Nasce a Verbania il comitato difesa ospedale Castelli, contrari al progetto però Lega e Forza Italia. Pubblicato il bando per i risarcimenti agli allevatori che hanno subito danni a causa degli attacchi di lupo e orso, soprattutto in Ossola. Si chiama Lavanderia Sociale Omegna, il servizio è stato progettato e avviato nell'ambito del progetto We Care VCO. Quinta vittoria consecutiva per la Paffoni che batte Cecina e domani a San Miniato si gioca il terzo posto. Ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Allora, in apertura la cronaca, perché questa mattina a Pallanza c'è stato un incidente, una signora versa in prognosi riservata all'ospedale maggiore di Novara. Grave incidente questa mattina intorno alle 10.30 circa a Verbania. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale intervenuta sul posto, una Fiat Panda condotta da un uomo verbanese classe 1945 in Corso Europa in direzione di Intra ha investito sulle strisce in prossimità del tribunale una donna verbanese classe 1943 che aveva iniziato ad attraversare. Viste le gravi condizioni, dopo essere stata sottoposta alle prime cure al DEA del Castelli a Verbania, è stata trasportata al maggiore di Novara. E sempre oggi in un supermercato di Verbania una donna sulla settantina è stata colta da malore, è stata soccorsa dal personale 118 e trasportata in elicottero in codice rosso al maggiore di Novara. Ancora in primo piano la vicenda relativa al danno causato dai cavi tranciati della fibra ottica a Verbania nei giorni scorsi e di ieri la presa di posizione del sindaco Marchionini e la richiesta al prefetto Sidoti di farsi parte attiva nella vicenda. Appello raccolto dall'inquilino di Villa Taranto che ha convocato per martedì prossimo 11 maggio in prefettura a Verbania il referente regionale di Telecom Team e all'incontro è stata convocata anche la sindaca verbanese. Ora la sanità per parlare della presa di posizione del sindaco di Quarna Sopra relativamente a quello che è il dibattito che si è aperto in provincia dopo che IRES ha presentato la bozza di studio per la riforma della sanità regionale. E poi parleremo anche di quello che è la presa di posizione a Verbania che addirittura vuole la nascita di un comitato in difesa del suo ospedale. Ma andiamo per gradi, prima Quaretta. No, a un ritorno indietro di 25 anni, perdendosi in battaglie territoriali che non portano a niente, e lo sappiamo bene. Augusto Quaretta, sindaco di Quarna Sopra, nonché membro della rappresentanza dei sindaci, esprime il proprio parere dopo le polemiche degli ultimi giorni. Senza un dialogo aperto, vero e responsabile, la sanità del VCO rischia di tornare all'anno zero. E poi basta con quegli imbarazzanti, ingenerosi e vergognosi attacchi all'ospedale di Omegna da parte di qualche pseudo comitato più concentrato a demolire piuttosto che a costruire, evidenzia lo stesso Quaretta. Mi auguro che tutti, a cominciare dai sindaci, decidano di intavolare un confronto serio e responsabile per arrivare a definire al più presto il futuro della nostra sanità, evitando di ergere barricate e aggrapparsi ai campanili, perché la nostra provincia, almeno per alcuni temi, la sanità prima fra tutti, dovrebbe ritrovarsi sotto un unico campanile, mettendo al primo posto il bene ed il benessere di tutti. Ho sempre pensato e continuo a pensare, peraltro, che un unico nuovo ospedale sarebbe la soluzione migliore e in questo senso mi conforta che proprio nei giorni scorsi l'Ordine dei Medici lo abbia ribadito con tutta la sua autorevolezza, senza indicare dove, ma concentrandosi sul principio. A quanto pare la Regione ha fatto un passo indietro sul fronte dell'ospedale unico, proponendo un nuovo possibile modello che garantisce il mantenimento ed il rilancio dei tre ospedali di riferimento. Se questo sarà il nuovo scenario, confrontiamoci, parliamo, cerchiamo di trovare una sintesi dignitosa per tutti. L'alternativa rimane quella dell'assoluto caos tra politica ed interessi locali che ci farà tornare all'anno zero o, se preferite, a 25 anni fa. E la gente non ne può più e non se lo merita. Volutamente ho sottolineato, aggiunge Quaretta, che gli ospedali di riferimento sono tre: Domodossola, Verbania e Omegna, piaccia o non piaccia a qualche pseudo comitato, a cominciare dal comitato salute VCO, che forse per onestà intellettuale dovrebbe rivedere la propria denominazione.
Da mesi sta prendendo il mira l'ospedale di Omegna e quindi il COC, attraverso comunicati stampa ingenerosi, scorretti e anche un po' vergognosi, nei quali si afferma, tra le varie volute inesattezze, che il COC verrebbe mantenuto in vita a spese del Castelli. Niente di più falso, oltre che offensivo, nei confronti di chi ci lavora, trattato quasi come mercenario. La storia recente insegna e dimostra che l'ospedale di Omegna è l'unico che è stato sacrificato, rinunciando alla sua identità di ospedale generalista, così come era stato voluto e costruito con i soldi degli omegnesi e dei cusiani, ed è stato salvato grazie al progetto pubblico-privato che è ancora in attesa di stabilizzazione. Allora, Quaretta accennava alla nascita di comitati. Siamo stati abituati nel corso degli anni a conoscere i comitati che sono nati in Ossola, a difesa dell'ospedale San Biagio. Ebbene, in questo momento l'Ossola non parla, lo ha fatto nelle scorse ore con il sindaco di Domodossola. A prendere posizione invece il Verbano, che vuole addirittura la nascita di un comitato pro Castelli. Si sta costituendo il Comitato Difesa Ospedale Castelli, promosso dai consiglieri comunali di Verbania Laura Sau, Giovanni Alba, Giovan Battista, Finocchiaro De Lorenzi. Si è giunti a questa determinazione, spiegano i promotori dell'iniziativa, che una decina di giorni fa avevano organizzato un presidio di fronte all'ospedale, dopo la pubblicazione del documento IRES, il cui contenuto riteniamo estremamente pericoloso per il futuro del Castelli e un danno irreparabile per i 100.000 residenti nell'area sud della provincia. Rileviamo ancora una volta che tale decisione è stata assunta in solitudine dai vertici regionali senza consultare preventivamente territori e istituzioni, a cominciare dalla conferenza dei sindaci dell'ASL VCO come loro diritto, e quindi invitano le persone sensibili a queste problematiche ad unirsi a noi per sostenere tutte le iniziative necessarie per contrastare questa azione lesiva del diritto alla salute dei cittadini. Hanno già aderito, oltre ai tre consiglieri citati, anche Alberto Catena Cardillo, Fausto Cavallini, Adriano Sbernini, Massimo Ronchi, Lucio Scarpa, Claudio Ramoni, Raffaella Moretti, Aurelio Tedesco e Nicoletta Sala. Contrari invece Lega e Forza Italia. Già oggi l'ospedale dei Verbanesi è anche il Madonna del Popolo di Omegna e San Biagio di Domodossola e viceversa. Soltanto insieme, lo ripeto volentieri, sono in grado di offrire la migliore risposta alle esigenze sanitarie dei cittadini del VCO, dichiara il senatore leghista Enrico Montani. È dunque anacronistico, per quanto mi riguarda, dare vita a un comitato difesa del Castelli. La deputata di Forza Italia Mirella Cristina osserva: un'azione riduttiva e divisiva, avrei piuttosto spiegato la nascita di un comitato a difesa dei tre nosocomi e per una sanità di eccellenza nel Verbano Cusi Ossola. Omegnesi, verbanesi e ossolani hanno gli stessi diritti, hanno tutti il diritto di essere curati sul territorio con una sanità di elevata qualità. Dalla regione Piemonte questo dobbiamo pretendere, non perderci in quisquiglie. Secondo Cristina, scendere in campo per difendere il Castelli è molto egoistico. Dopo la Valle Vigezzo e l'Andifor, anche la Valle Anzasca in Ossola diventa centro vaccini. A Macugnaga oggi la Congress House si è trasformata in uno slot vaccini, sono state somministrate un centinaio di dosi. Qui hanno operato due medici, Paolo Grammatica ed Elisabetta Castellaro, con l'ausilio di cinque infermieri coordinati da Laura Irico. Alla riuscita della giornata di lavoro hanno collaborato pure due volontari dell'ambulanza di Macugnaga e personale amministrativo. La fascia di età interessata dalla campagna vaccinale è stata quella compresa fra i 60 e i 69 anni. Del servizio hanno comunque usufruito anche alcuni over 70 che ancora attendevano di essere chiamati dagli uffici ASL. Tra 11 settimane la Congress House tornerà a diventare centro vaccini per la dose di richiamo. Paolo Grammatica, che di Macugnaga è anche assessore, si è detto disponibile ad organizzare una nuova campagna vaccini non appena l'ASL avrà a disposizione altre dosi. Ed ora invece il bollettino regionale sui contagi. Oggi l'unità di crisi della regione Piemonte ha comunicato 903 nuovi casi di persone positive al Covid. I casi sono così ripartiti su base provinciale: 47 nel Novarese, 30 nel VCO. Meno 13 ricoverati nelle terapie intensive del Piemonte. Sono invece 1820 i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, vuol dire 76 in meno rispetto a mercoledì. Sono 18 i decessi registrati oggi, nessuno di questi è avvenuto nel VCO nel Novarese. Veniamo ai nuovi pazienti guariti, che sono stati complessivamente 1194, 78 di questi risiedono in provincia di Novara e 25 nel VCO.
Ed ora cambiamo argomento, parliamo dei danni causati ad allevatori e agricoltori sul territorio del Vichio da grandi predatori, lupi e orso. 300.000 euro è la somma con cui la Regione Piemonte ha deciso di finanziare il capitolo dei risarcimenti danni causati ad allevatori e agricoltori che hanno subito attacchi di lupi. Un problema particolarmente sentito dagli allevatori dell'Ossola e del Cusio. Il problema è noto. Allevatori e agricoltori da tempo oramai rivendicano la necessità di essere tutelati dalle istituzioni. Gestinotte è l'allevatrice di Monte Crestese che da tempo si batte per vedere riconosciuti i diritti della categoria. Lo scorso mese, in videoconferenza, ha rapportato all'assessore regionale competente in materia i problemi del comparto. Anche di questi aiuti si era discusso in quell'occasione. Spiegano dalla regione. Ora è previsto il finanziamento diretto agli allevatori che hanno denunciato la predazione pari al 100% del valore commerciale dell'animale. Vengono inoltre riconosciuti danni indiretti come spese veterinarie e farmaceutiche per gli animali feriti e ancora la rimozione e lo smaltimento dei capi per il risarcimento delle perdite di produzione. Il bando pubblicato oggi dalla Regione, che scadrà a fine giugno, prevede rimborsi anche per gli apicoltori, le cui aziende hanno riportato danni a seguito dell'attacco dell'orso. In quest'ultimo caso, per essere ammessi al finanziamento, occorre figurare nella banca dati nazionali e non aver usufruito di nessuna forma di rimborso da parte di assicurazioni. Le domande di indennizzo vanno presentate entro il 30 giugno e riguardano le predazioni subite dal 1 giugno dello scorso anno sino a venerdì scorso. Tutti i dettagli sono comunque reperibili sul sito della Regione Piemonte. Si tratta di una premiazione, sottolinea l'assessore regionale all'agricoltura Marco Protopapa. Il prossimo passo sarà infatti l'apertura del bando regionale per i contributi per i sistemi di prevenzione e difesa dalle predazioni e al termine della stagione del pascolo, entro la fine del 2021, verrà anche pubblicato un ulteriore bando per gli indennizzi da predazioni. Ora invece andiamo a Lesa per tornare sulla questione relativa al calendario della raccolta rifiuti. La diatriba sul calendario della raccolta differenziata Lesa è in via di soluzione. Infatti il sindaco Lo Amarezzaro dice: «La gestione dei rifiuti deve essere affrontata secondo principi di responsabilità di tutti i soggetti. L'aumento costante dei quantitativi di rifiuti, dei costi di smaltimento, del costo del servizio impongono un cambio di mentalità. Il nuovo metodo tariffario introdotto dall'autorità di vigilanza porterà conseguenze sui costi che i cittadini dovranno affrontare». Continua il sindaco: «L'ESA ha quantità di produzione rifiuti pro capite molto alta e questo non è più sopportabile, sia a livello ambientale che economico. I cittadini hanno sempre dimostrato di essere in grado di dare risposte soddisfacenti. Le scelte fatte hanno un duplice obiettivo: ridurre i costi e mettere in atto un'azione educativa per quei cittadini che producono molti rifiuti, impattando sui costi. In quest'ottica, il contenimento della frequenza della raccolta costringe a rivedere i comportamenti. La riduzione dei passaggi per plastica e umido nel periodo autunno-inverno rientrano nei canoni tecnici previsti dalle agenzie ambientali. L'aumento dei ritiri d'estate è solo mirato all'attenzione della frazione umida, che, con il caldo, si deteriora più rapidamente. L'entrata in vigore dal 1 marzo delle nuove tariffe di Medio Novarese Ambiente, di cui l'ESA fa parte, registra aumenti intorno al 7%. Il sindaco ha comunicato la realizzazione di 3 casette ecologiche da ubicare nelle frazioni di Solcio, Calogna e Comnago, soluzione che contribuisce a ridurre raccolte così frequenti dei vari tipi di rifiuti. Roberta Del Plato, portavoce dell'opposizione, ribatte: «La risposta sul problema delle modifiche al calendario della raccolta rafforza la preoccupazione. Parrebbe che la colpa sia degli abitanti. I cittadini di Lesa furono tra i primi nel 1994 ad attuare la raccolta differenziata e fino al 2019 hanno potuto usufruire di un buon servizio porta a porta, con dati lusinghieri sul conferimento». Verbania si prepara ad accogliere il Giro d'Italia anche in chiave turistica. Anche il tuo giro parte da Verbania. Eccolo il claim per promuovere la Corsa Rosa che torna nel capoluogo. Ormai è noto che Verbania ospiterà la partenza della 20ª tappa del 104° Giro d'Italia e il tutto diventa anche un'occasione strategica di promozione del territorio, direttamente legata al settore del cicloturismo amatoriale e non, e
che da molti anni è una importante leva ciclistica e turistica per tutti quei luoghi legati al Giro d'Italia. Un turismo per lo più locale all'aperto, in linea con l'attuale situazione, e green, attento alla mobilità sostenibile e compatibile con la vocazione del territorio, in cui il soggiorno a Verbania e dintorni diventa base di partenza per raggiungere e conquistare i principali itinerari cicloturistici del luogo. Ciclo amatore, atleta evoluto, cicloturista e randonneur, con itinerari che vanno dal percorso più impegnativo di taglio sportivo, su cui si sono cimentati alcuni dei più famosi campioni italiani, fino alla gita su sentieri off-road, accessibili anche al ciclista alle prime armi e alla famiglia amante della natura. 6 scalate per i ciclisti allenati che hanno fatto la storia del Giro: il Monte Ologno, Macugnaga, la Cascata del Toce, il Mottarone, l'Alpe Segletta e il Passo del Sempione. Per gli amatori mediamente allenati o solo sportivi, invece, 6 percorsi cada uno. L'occasione di consolidare il rapporto tra il Giro e Verbania, afferma il sindaco Silvia Marchionini, porterà a regalare a chi ci visiterà o a chi ci osserverà sui vari media una partenza di tappa spettacolare grazie alle nostre eccellenze paesaggistiche garantite dalla bellezza del Lago Maggiore delle Isole Borromee. Sarà anche il modo, sottolinea l'assessore allo sport Patrick Rabaini, di rendere omaggio ai molti atleti del nostro territorio che danno lustro alla nostra città e provincia, in vari sport, a livello nazionale e internazionale, con i loro risultati di rilievo. Cercheremo e riusciremo, chiude l'assessore al commercio Giorgio Comoli, di replicare e di riscuotere il plauso ricevuto sia dalla direzione del Giro, sia dal riscontro popolare per l'organizzazione della tappa dell'arrivo del 2015, in una splendida giornata, coinvolgendo tutto il tessuto della città in questo fantastico evento. Ora invece andiamo a Domenia per parlare di un progetto dedicato agli anziani e alle persone in difficoltà. Nell'ambito del progetto We Care è stata creata la lavanderia sociale. Il servizio è ubicato presso l'ex scuole di Crusinallo. C'è un logo, ci sono i quadri alle pareti, soprattutto ci sono 2 lavatrici all'interno dell'ex scuola elementare di Crusinallo. Parte ufficialmente il progetto della lavanderia sociale. Esatto, dopo qualche mese di lavoro finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo una sede, abbiamo le lavatrici, abbiamo i volontari e abbiamo anche le persone che usufruiranno del servizio. Al momento sono state individuate 10 persone anziane che fanno capo al Ciscusio, quindi non solo del comune di Omegna. Sono delle persone che avranno la possibilità di utilizzare il servizio di lavanderia, che consiste nel prelevare i panni a casa loro, vengono portati qui dalle OS, vengono lavati, stirati, piegati e restituiti alle OS che le riconsegneranno a casa. Quindi un servizio sociale vero e puro per le persone che ne hanno più bisogno. Un progetto che si inserisce nel più articolato progetto del VCO We Care, che vede la partecipazione del comune, della cooperativa Aurive, del CIS, insomma l'unione fa la forza. In questi anni proprio questi progetti legati al progetto iniziale La Cura di Casa, questi anni ci hanno permesso di costruire questa rete sul territorio e di scoprire e riscoprire anche delle risorse legate al volontariato o anche di collaborazione tra gli enti, e questa è una risorsa che vorremmo proprio portare avanti nel tempo per creare sempre legami sempre più forti. Tra l'altro un progetto che è già partito a Domodossola e che ha già avuto un ottimo successo. Sì, diciamo che Domodossola era già nato in precedenza e quindi l'hanno un po' rimodellato, no? Su questa scia, e noi abbiamo preso spunto sicuramente, ma l'abbiamo diciamo studiato tenendo conto dei bisogni di questo territorio e delle risorse che avevamo a disposizione. E nel fine settimana in 5 punti di Nova Coop, vuol dire a Crevola d'Ossola, Domodossola via Cassino, Gravellona, Intra Verbania, Omegna e Villa d'Ossola, ritorna l'iniziativa Dona la Spesa, anche qui un progetto che mira a dare risposte a chi è in difficoltà. L'8 maggio, nei 65 negozi della rete vendita Nova Coop in Piemonte e Lombardia, torna Dona la Spesa. Sarà possibile aderire alla raccolta di beni di prima necessità da destinare alle persone in difficoltà. Nel VCO l'iniziativa coinvolgerà i punti vendita di Crevola d'Ossola, Domodossola via Cassino, Gravellona Toce, Intra, Omegna, Villa d'Ossola. Dona la Spesa, come avviene da sempre, è resa possibile grazie allo sforzo e all'impegno dei soci Coop e dei volontari delle realtà del terzo settore.
I beni più idonei da regalare sono i prodotti alimentari a lunga conservazione, come pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, alimenti per l'infanzia e prodotti per l'igiene personale. Saranno le associazioni locali a distribuire quanto donato. A Domodossola la spesa solidale andrà a Croce Rossa e Caritas. Alla Caritas Domese sarà devoluto anche quanto raccolto a Crevola. Per Gravellona i referenti sono Caritas, Croce Verde, Ciscusio e Assessorato Comunale ai Servizi Sociali. A Verbania l'Emporio dei Legami. Ancora Caritas in prima linea a Villa Dossola. A Omegna la stessa viene affiancata dalla San Vincenzo. Nova Coop è da sempre impegnata nel sostegno alle comunità nelle quali opera, attraverso la sinergia con le Onlus e le associazioni di volontariato che si occupano di sostenere i bisognosi. L'impegno solidale della cooperativa, che si inserisce in un più ampio progetto mirato a generare valore condiviso per i territori, si manifesta anche attraverso il progetto Buon Fine per il recupero degli alimenti invenduti o prossimi alla scadenza, riducendo al tempo stesso lo spreco di cibo e fornendo un supporto a chi non può permettersi di fare la spesa. È in programma per sabato prossimo, 8 maggio, l'inaugurazione della mostra Itinerari del Romanico tra Montorfano e Golfo Borromeo, l'appuntamento per le 15.30 presso il porticato delle Cappelle di Mergozzo. Sempre sabato riapre al pubblico anche il Civico Museo Archeologico di Mergozzo, sarà possibile visitarlo ogni sabato e domenica con orario dalle 15 alle 18. La partecipazione alla mostra e le visite al museo devono essere preventivamente prenotate. Ora siamo allo sport, partiamo dal basket con la quinta vittoria consecutiva della Paffoni che ha battuto Cecina. Quinta vittoria consecutiva per la Paffoni che alla palla Battisti piega un'ottima Cecina che ha tenuto botta fino alla fine. Un successo che consente ai rossoveri di coach Marco Andreazza di andarsi a giocare il terzo posto nello scontro diretto di domenica a San Miniato. Come detto, comunque una partita complicata nonostante il più 11 iniziale nel corso del primo quarto, infatti trascinata da Prandin, da Scali e da Balanzoni, la Paffoni ha preso un margine che sembrava essere un preludio ad una facile vittoria. In realtà non è stato così, perché l'ingresso di Pistillo e di Bartoli nel corso del secondo quarto ha consentito a Cecina di limitare la disavanzo, di rosicchiare punto su punto e di arrivare addirittura fino al meno 1 sul 35 a 34. Balanzoni poi con una serie di canestri da sotto ha riportato i suoi avanti di 4, anzi di 5, sul 39 a 34. All'intervallo lungo. Terzo quarto in cui Cecina è rimasta in partita per tutto il quarto, 43-42, poi il grande protagonista del match è diventato Alessandro Procacci, 9 punti di fatto filati per il play di casa con recuperi difensivi e una tripla di fondamentale importanza, e così Omegna si è portata sul 54-46 al trentesimo. Paffoni sul più 14, sul 62-48 con i due assist e un canestro di Zugno, l'ultima fiammata di Cecina capace di arrivare ancora sul meno 5 grazie alla giovane Becchi, poi però la Paffoni nel finale ha rimesso le cose a posto portando a casa il successo, il quinto consecutivo. Io sapevo che loro erano una squadra che andava in campo sapendo bene quello che c'era da fare, noi avremmo dovuto avere pazienza, avevamo sulle gambe le scorie anche positive che sono quelle che ci hanno permesso di fare quei 3-4 break, però le scorie di una partita importante come quella di Chiusi di domenica, e quindi sostanzialmente era la partita che mi aspettavo. Ora siamo al calcio, trionfo del Borgo Sesia a Castellanza, il match si è chiuso 3-7 per i piemontesi. I padroni di casa partono forte, il tiro di Fusi va alto di un nulla, poi è il solito Mario Chessa a sbloccare la partita. Spunto in solitaria, palla portata avanti e destro micidiale che non dà scampo al portiere Galli. Strada in discesa, ma in realtà lo è soltanto per un paio di minuti, visto che il Borgosesia quando si presenta dall'altra parte trova il pareggio. Un rimpallo in area di rigore nero-verde infatti favorisce Bramante, sinistro, violento, e partita nuovamente in parità. Al 18esimo però l'altro episodio chiave, Baic tocca il pallone con
mettono la mano sulla pressione di un avversario e l'arbitro indica il dischetto senza che i difensori del Borgosese protestino. Dagli 11 metri si presenta Mario Chessa che con l'esitazione non dà scampo al portiere e torna ad esultare in pieno stile CR7. Tativo murato di Baiardi, la palla torna al terzino Granata che sulla seconda occasione è molto più bravo e molto più fortunato beffando indelicato. Pere comanda a lato di un nulla mentre il destro secco di Corigliano invece è letale e dà addirittura il vantaggio ai piemontesi di Stefano Rossini. La ripresa si apre con il tentativo di Chessa ben parato da Galli dopo uno stop delizioso di Super Mario, ma è il Borgosese a trovare nuovamente la via del gol. Spinta di Fusi su Baiardi in area di rigore, l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri Simone Bramante non perdona e trova la doppietta personale indirizzando ulteriormente la partita in un secondo tempo che sarà la sagra del gol, visto che il Borgosese quando attacca fa paura e trova sempre il modo di gonfiare la rete. Aloia, appena entrato da due passi, chiude lo schema su calcio di punizione che vale il 5-2 in favore della formazione di Stefano Rossini, mentre dall'altra parte Chessa prova a riaprire la contesa siglando la terza tripletta in campionato. Piccola consolazione però per il numero 7 della Castellanzese, visto che il Borgosese segna anche da calcio d'angolo. Tripletta anche per Simone Bramante che beffa così indelicato dalla bandierina, chiudendo definitivamente il match in favore della formazione piemontese che nel finale trova anche il sigillo di Aloia per un clamoroso 7-3 finale. È tutto, io mi fermo qui, grazie e buon proseguimento.